Salve a tutti, oggi voglio prepararvi l'insalata di polipo. Gli ingredienti per 4 persone sono un polipo di circa 1 kg, il succo di mezzo limone, uno spicchio d'aglio, un cucchiaio di prezzemolo tritato, due carote medie, due coste di sedano, sale, pepe e olio extravergine d'oliva. La prima cosa da fare è cuocere il polipo. Per intenerire le carni del polipo è bene immergerlo per 3 volte in acqua bollente. Quindi con l'aiuto di un forchettone lo trattenete e lo immergete per 3 volte nell'acqua bollente. Lo lasciamo qualche secondo. Tiriamo su. Lo rimmergete una seconda volta e lo lasciate ancora nell'acqua bollente. Tirate di nuovo sul polipo. Se l'acqua dovesse raffreddarsi troppo, è il caso che aspettate nuovamente il bollore. A questo punto lo immergiamo per la terza volta, lo lasciamo sempre coperto d'acqua. Completata questa procedura, immergiamo il polipo in una pentola piena d'acqua fredda. Passiamo alla cottura. Aggiungete un pizzico di sale, coprite e lasciate cuocere. Volendo potete anche aromatizzare l'acqua di cottura del polipo con una foglia di alloro, qualche grano di pepe e un gambo di sedano. Qualcuno per intenerire il polipo adopera anche i tappi di sughero. Per quanto riguarda invece il tipo di polipo, vi consiglio di utilizzare sempre un polipo verace. Si distingue dalla doppia fila di ventose sui tentacoli e dal numero dei tentacoli che devono essere 8. Nel frattempo che si ultima la cottura del polipo, si può preparare il condimento. Dopo aver spremuto e filtrato il limone, aggiungete il sale, mescolate in modo che si sciolga ed in seguito aggiungete il pepe e l'olio. Continuate a mescolare. Potete lasciare in infusione lo spicchio d'aglio. Lasciate da parte fino al momento di condire. Intanto prepariamo le verdure. Dopo aver pelato le carote ed eliminato i filamenti del sedano, li tagliamo a julienne. Li tagliamo quindi prima a fettine e poi a striscioline sottili. O se preferite potete anche tagliarle a metà e poi in strisce oblique un po' più spesse di queste dimensioni. Quanto riguarda il sedano, si può tagliarlo direttamente a julienne. Trascorso il tempo di cottura, verifichiamo con una forchetta se il polipo è cotto. Deve cuocere mediamente dai 70 ai 90 minuti per chilo di polipo. A questo punto il polipo è cotto, quindi scoliamo l'acqua di cottura e lo lasciamo raffreddare nella pentola. Si può anche lasciarlo raffreddare direttamente nell'acqua di cottura, solo che in questo caso ci dobbiamo ricordare di spegnere il fornello prima. Rivolgete striscioline alla testa e a tocchetti i tentacoli. Mettiamo il polipo in una bowl di vetro e aggiungiamo le verdure. Quindi aggiungiamo il condimento al quale avremo tolto l'aglio. Mescolate bene, poi ponete il tutto in frigorifero per una ventina di minuti in modo che si insaporisca bene. La nostra insalata di polipo è pronta ed eccoci con noi in salute e alla prossima ricetta. Ok.